Ma anche quell'onda energetica là mi sembra che non li faccio, sto... cioè quando mi partono a caso non vedo sto gran danno. Ce l'abbiamo fatta. Allora, l'onda non almeno da quello che ho usata quando mi partiva a caso non mi sembrava fare danni tanto enormi. Qui l'impulso dovete avere la tempistica di attivarlo quando lui è un po' vicino, così lui rallenta e quest'ultimo nemico con la doppia lama e con lo scudo, quello quando uno è fermo è vulnerabile, quindi ce l'abbiamo fatta dopo un bel po', quindi andiamo nel prossimo riquadro, ci salviamo. Di solito dopo una stanza così c'è sempre un coso di salvataggio, quindi la prossima volta andremo a caccia della mappa, perché qua non c'è ancora la mappa. E bene, allora dal Tex Bandido è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Anzi, nella prossima live, visto che il video li uso per fare queste ondate di boss. Quindi alla prossima, ciao!